うん。 Pastore, spazzacamino, soldato e infine prete e poeta. È il percorso di vita di Jean-Baptiste Erlogne riconosciuto come il massimo poeta dialettale della Valle d'Aosta, autore di una grammatica del Patois e del primo dizionario di dialetto valdostano. La Besserlonia ha lasciato un segno profondo nella cultura locale, grazie alla sua opera che ha tracciato il primo solco nella costruzione di una letteratura tutta valdostana. Nell'anno che celebra il centenario della sua morte, l'Assessorato regionale all'istruzione e cultura ha dato avvio ad un ricco programma di iniziative che ne celebrano la figura. L'inaugurazione dell'anno serloniano è avvenuta alle scuole elementari di Saint Nicolas, in occasione della presentazione del libro Jean-Baptiste Serlogne, Lo Spazzacamino che diventò poeta di Leda Quendo e Federico Zoia. Pubblicazione bilingue, scritta con un linguaggio semplice e chiaro, poiché è rivolta agli alunni delle scuole elementari. In questo libro troviamo eh, le cinque tappe della vita di Serlogne, le cinque tappe principali, ovviamente, e troviamo dei disegni fatti apposta per i bambini che potranno colorare e poi troviamo anche all'interno eh, degli esercizi, degli esercizi che la sovrintendente ha voluto proprio per i bambini che eh, diciamo c'è un cruciverba che riassume un pochino il, il testo e la vita di Sarlogna. La pubblicazione apre così l'anno dedicato a Serlogne, alla cui figura sono state dedicate strade e scuole, il centro studio di Saint-Nicolas, un concorso scolastico. I mesi che si susseguiranno, dalla primavera fino all'autunno prossimo, lo vedranno ancora protagonista. Abbiamo aperto l'anno di Serlogne a Saint-Nicolas, paese d'origine di questo poeta, e durante tutto l'anno avremo delle iniziative. Inizieremo al mese di marzo con una per ricordare la data di nascita, il 6 marzo è la data di nascita della Besserlogne. poi avremo a maggio eh, connesse alle giornate della civilizzazione Valdoteno, una table ronde che eh, vorrà un po' affrontare il tema di Sarlogne soprattutto nella sua visione eh, anche rispetto a Fuorivale e i contatti che aveva avuto. Il concorso Sarlogne che è dedicato all Sarlogne, alla Besserlogne, la festa del Pato quest'anno si svolgerà alla Twil e avremo un momento per ricordare Sarlogne e poi nell'anno in cui si celebra Serlogne, abbiamo anche la fortuna di avere come comunità valdostana ospitare questa Fête internazionale des Patois, che raduna e raggruppa un po' tutti i Patoisans dell'arco alpino. Per questo, l'assessorato alla cultura ha commissionato un'apposita pièce alla Fédération Valdotène di Teatro Populero, che metterà in scena uno spettacolo teatrale ispirato alla vita di Serlogne, spettacolo che finirà su un DVD. Ultima tappa di questo percorso del ricordo sarà a dicembre la conferenza annuale del Centro Studi franco provenzale di Saint-Nicolas, che sarà dedicata ai personaggi di fama internazionale che ebbero nei contatti con Sirlogne. In autunno, infine, avverrà anche la pubblicazione di scritti inediti ritrovati recentemente nella biblioteca del Gran Seminario di Aosta.